Ben trovato per il 19° esercizio di oggi, che è molto interessante e sarei pronta a scommettere che non hai mai esclamato grazie tante volte quanto lo farai oggi. Devi sapere che questo esercizio è ispirato ad Einstein. Disse una frase bellissima, disse ripeto a me stesso un centinaio di volte al giorno, quindi ripeteva a se stesso, la mia vita esteriore e interiore dipende dall'operosità di altre persone, vive o morte che siano, e devo sforzarmi di dare agli altri in misura pari a quanto ho ricevuto. E continuo chiaramente a ricevere. È molto bella questa frase. Quindi oggi seguiremo le sue orme e questo ci servirà per portare il successo nella nostra vita. Quindi come Einstein, anche tu oggi ripeterai 100 volte grazie e lo farai percorrendo i 100 passi magici. Forse ti parrà incredibile che il semplice camminare possa produrre effetti tanto, tanto significativi nella tua vita, ma avrai modo di vedere che si tratta di una delle pratiche più efficaci. Per eseguire questi passi magici comincia chiaramente dal primo, esclamando mentalmente grazie non appena metti giù il primo piede dal letto, e poi ancora grazie con il secondo, e poi a seguire un altro passo con il suo grazie e un altro ancora, sempre col suo grazie, e così via, un passo dopo l'altro. Grazie, 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 grazie. Il bello dei passi magici è che puoi farne quanti ne vuoi, dove vuoi, quando vuoi. Puoi farli in casa, puoi farli mentre vai in ufficio, oppure li puoi fare quando sei diretto a un appuntamento, oppure li puoi fare mentre vai, non so, a un esame, a un incontro, a fare shopping, ad un colloquio di lavoro. Dove vuoi, quando vuoi. E se stai attento a registrare il tuo stato d'animo all'inizio dell'esercizio, ti sarà più facile poi notare la differenza a camminata conclusa. Quindi cerco di sentire come sto e poi guardo come sto alla fine. E non importa se nel corso dell'esercizio non avvertirai la gratitudine. Ti garantisco che dopo ti sentirai comunque più felice. Quindi se ora ti senti un po' giù, vedrai che i passi magici ti faranno stare meglio. Se invece il tuo umore, visto che stai facendo già da diversi giorni il percorso della gratitudine, è già alto, sappi che i passi magici non faranno altro che sollevarlo ulteriormente. Per far sì che la camminata magica sia tale, proseguila per almeno 90 secondi, cioè il tempo 90 secondi necessario a passo normale per fare 100 passi. Attenzione però, lo scopo dell'esercizio non è fare esattamente il numero di passi prescritto, ma quello di raggiungere quantomeno quel numero, perché è il minimo indispensabile per proprio produrre una differenza e un cambio di vibrazione nel tuo stato interiore. Quindi, una volta che hai fatto l'occhio poi sulla distanza corrispondente più o meno ai 100 passi, puoi percorrerli quante volte ti pare durante la giornata. Quando fai l'esercizio, però, mi raccomando, non stare a contarli, altrimenti che cosa farai? Sarai concentrato su questo e non sul tuo vero obiettivo, che è quello di rendere grazie. Quindi ricordati che Einstein lo faceva tutti i giorni. Quindi riassumiamolo, puoi fare chiaramente mentre cammini anche per casa. Gli esercizi di oggi sono: 1. L'elenco delle 10 fortune con motivo della tua gratitudine, rileggendo la lista con i suoi grazie, 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 e senti quanta più gratitudine possibile per quelle fortune. Poi, quando vuoi, quindi nel corso della giornata, percorri i 100 passi, quindi ci vogliono circa 90 secondi, però magari ti puoi mettere 100 secondi sul timer del cellulare, così non hai neanche da contare quelli.
e ad ogni passo pronuncia, senti dentro di te la parola magica grazie, 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 grazie. E infine, prima di andare a letto, stringerai la pietra magica nella tua mano e direi la parola magica grazie pensando alla cosa migliore che ti è accaduta oggi. Quindi, buona passeggiata e buona gratitudine. Ci vediamo domani. A presto!